Tanta paura a Castelmauro per il crollo di un solaio in un'abitazione del centro storico. Il complesso, una barberia in disuso da anni, è crollata per un cedimento improvviso, forse a causa di una perdita d'acqua. Una brutta disavventura per il signor Giuseppe, 66 anni, residente a Campobasso, che entrando nell'immobile è precipitato al piano sottostante nei locali di una falegnameria. Una caduta di circa 3 metri. L'uomo durante le operazioni di soccorso è sempre rimasto cosciente. Una tragedia sfiorata. Tempestivo è stato l'intervento dei vigili del fuoco della SAF del Comando Provinciale di Campobasso, che sono intervenuti con 3 automezzi e con le attrezzature necessarie per il salvataggio. Sul posto anche il 118 e la Misericordia di Termoli, oltre ai carabinieri della stazione locale. Purtroppo di aver ceduto la struttura probabilmente era fatiscente, un solaio comunque misto legno e muratura, e credo che abbia subito, da quello che da un primo esame, delle fratture agli arti sia superiori che inferiori, però fortunatamente è rimasto vigile sin dal primo momento, ha collaborato con noi anche nella fase di stabilizzazione dal punto di vista sanitario, eseguita comunque su suggerimento anche del personale del 118. E noi abbiamo effettuato una manovra di recupero cercando innanzitutto di tutelare sia gli operatori che l'infortunato, perché comunque potevano esserci dei crolli successivi. E tramite delle tecniche che abbiamo, diciamo, in uso di deviazione spero alpino fluviale, abbiamo effettuato un recupero su corda e con dei presidi diciamo compatibili con quelli sanitari per poter effettuare appunto il recupero all'esterno della persona e affidarla chiaramente al personale sanitario. I soccorsi quanto tempo hanno richiesto? Ma più che altro c'è una fase delicata che è quella della tutela della vittima, perché il soccorso vero e proprio alla fine può essere effettuato anche con tempi abbastanza rapidi e per evitare che si possano verificare, diciamo, delle conseguenze diciamo, di effetti collaterali, mi passi il termine, diciamo, si opera in modo da lavorare in tutta sicurezza. Per fortuna sì, diciamo che è andato tutto bene, il signore sta bene in mano ai dottori, quindi un abbraccio ai familiari e una pronta guarigione al signore che ha avuto questa brutta avventura.